Diciamo la verità, nei videogiochi la scelta giusta sembra sempre quella di fare i bravi. Ma quanto è più lucroso essere malvagi? Come nel DLC di Fallout 3, in cui per tutto il tempo hai aiutato la confraternita d'acciaio, ma alla fine ti dici: ma sì, la bomba atomica che ho preparato sganciamola sulla loro base invece che su quella dell'enclave. Mossa da veri stronzi. Ma vuoi mettere il mega revolverone come ricompensa? E che dire di Infamous, dove puoi scegliere se essere buono e con poteri fuffa, oppure diventare un super antieroe in stile patriota e usare poteri fighissimi per portare la distruzione su larga scala sbattendotene altamente le palle dei civili. E chiudiamo con Crash, in cui è possibile molestare un piccolo, tenero orsacchiotto polare innocente solo per avere qualche vita in più. Ne vale la pena.